Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che insieme all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo e sono qui con Francesco che però è andato a prendere fuori un bollettino che gli serviva, un bollettino per alcune battute a proposito. Un radioascoltatore ci ha chiesto qualche battuta sul Natale e sull'albero di Natale, la tradizione dell'albero di Natale. E gli faremo questo quando abbiamo finito la trasmissione iniziale, durante la discussione, cioè durante la discussione. Gliela farà Francesco, che è qui con gli altri Salve a stragi, tutti. e speriamo che ci resti ancora, perché fra poco Francesco gli arriverà una barca di lavoro di dicembre che sarà spaventosa. Comunque lui ha detto questo e altro affronto. Bene, cominciamo la trasmissione di oggi. A trasmissione di oggi riprendiamo il discorso del crogiolo del male. L'altra volta abbiamo fatto un aspetto del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo e invece stavolta prendiamo, scusa, hai il 2, vero? Sì. Prova a parlare un attimo. Saluto gli ascoltatori. Scusa un attimo, aspetta un attimo, prova adesso. Sì, saluto gli ascoltatori. Ricordo che siete sempre all'ascolto della trasmissione. Perfetto, sei perfetto, anzi, Perfetto. momo. E ora riprendiamo il crogiolo dello stregone, il crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo del male? Il crogiolo del male è quello che ci riguarda, cioè quello che dal nostro punto di vista la distruzione del divenire dell'essere umano, delle trasformazioni dell'essere umano. Attenzione, noi già l'anno scorso abbiamo parlato del crogiolo dello stregone. Nel crogiolo dello stregone ne abbiamo parlato in maniera generica. Perché? Perché il crogiolo dello stregone è la trasformazione della persona. Dal punto di vista del paganesimo, una persona non è creata d'immagine e somiglianza di un dio pazzo, ma dal momento in cui nasce non fa altro che attraversare un processo di costruzione con tutte le fasi conseguenti. Alla fine di questo processo non fa altro che costruire il proprio corpo luminoso su cui andare a trasferire la propria coscienza, la propria consapevolezza. Per cui il crogiolo dello stregone parte dal presupposto che la persona si costruisce. Abbiamo detto che in maniera generica è il primo crogiolo che abbiamo fatto perché gli elementi devono essere adattati alla soggettività della persona. Adattando gli elementi del crogiolo dello stregone alla soggettività della persona, la persona non fa altro che sottrarsi dalla posizione in ginocchio in cui le religioni monoteiste, l'educazione occidentale e questo tipo di sistema sociale, nel suo modo di vedere e valutare i bambini, tende a sottomettere, tende a distruggere la possibilità di divenire, di trasformarsi. Fatto questo, però, abbiamo detto che l'essere umano scopre come attorno a lui c'è un divino, cioè tutte le coscienze divine, che come lui hanno le stesse tensioni, le stesse determinazioni, la stessa sostanza, praticamente le stesse tensioni. E con quei divini si può camminare assieme. Per camminare assieme a quei divini abbiamo elaborato il concetto del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. E andiamo avanti col crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Poi c'è l'altro aspetto, cioè dire come mai in questo sistema sociale, con le religioni monoteiste, col cattolicesimo, viene stuprato il divenire delle persone, viene distrutto il divenire delle persone? Attraverso quali elementi di magia nera questo avviene? Ebbene, questo l'abbiamo messo nel crogiolo del male. Nel crogiolo del male abbiamo preso gli elementi del crogiolo dello stregone e li abbiamo analizzati per vedere come il crogiolo la magia nera delle religioni monoteiste distruggono la percezione dell'essere umano. E appunto dal crogiolo del male, oggi parliamo della sospensione del giudizio nel crogiolo del male, cioè praticamente cosa il crogiolo e come il crogiolo del male tende a distruggere la capacità dell'essere umano di sospendere il giudizio. La guerra che il crogiolo del male ha fatto nei confronti della sospensione del giudizio è sicuramente una delle più dure che ci siano svolte nella storia dell'umanità. Impedire la sospensione del giudizio, imponendo dei giudizi che soddisfano il bisogno di controllo della ragione, affinché impediscano all'individuo di allargarne i confini. Ricordiamo che quando Pirrone, al seguito di Alessandro, giunse in India a studiare i gimnosofisti, cioè i praticanti di yoga, introdusse nel pensiero greco il termine di scetticismo come relazione fra l'individuo e il percepito. Questo sconvolse l'intera filosofia greca. Gli stoici, nel tentativo di far fronte agli accademici,
furono costretti a modificare più volte la loro visione. Furono poi le armi e il terrore cattolico che ne impose definitivamente la certezza attraverso lo stupro del divenire dei bambini. Leggiamo cosa dice il filosofo Vicentino Dal Pra nel suo Lo scetticismo greco, usando un ampio passo dove usa un ampio passo del Lucullo di Cicerone a proposito della critica della cosmologia stoica. Gli spunti di critica alla cosmologia stoica che abbiamo nel Lucullus ciceroniano non vengono riferiti espressamente a Carneade, ma vi è qualche probabilità, come osserva il Robin è uno studioso di filosofia, che Cicerone li abbia desunti o da Clitomarco o da Filone di Larissa e che essi risalgano come a fonte prima Carneade. La polemica contro la cosmologia degli stoici, ricordiamo che gli stoici forniscono praticamente gli elementi base da cui viene poi la cosmologia del cristianesimo, su cui si innesta il cristianesimo, è aperta da alcune considerazioni di carattere generale contro il dogmatismo. A prestare orecchio ai dogmatici, vi si osserva, ognuno ti vuol tirare dalla sua parte. Solo la nostra verità è vera, dicono gli stoici. Essi pensano dunque di poter da soli dar fondo a tutto lo scibile, senza tener conto che anche gli altri dogmatici hanno la stessa pretesa e che tutte queste pretese si neutralizzano. Per quanto concerne più espressamente la cosmologia, come credere agli argomenti messi avanti dai vari filosofi? E quali fra i vari sistemi di cosmologia abbracciare? Quale sarà quell'unica dottrina fisica che il vero sapiente dovrà seguire a preferenza di tutte le altre? Fermiamoci, ad esempio, a considerare una sola questione, quella degli elementi primordiali di cui è formato l'universo. Su questo punto esiste grande dissenso fra i filosofi. Cicerone ricorda le contrastanti dottrine di Telete, di Anassimandro, di Anassagora, di Senofane, di Parmenide, di Leucippo, di Democrito, di Empedocle, di Eraclito, di Melisso, di Platone e dei Pitagorici e conclude osservando: il sapiente stoico dovrà scegliere e abbracciare una di queste posizioni, mentre dovrà trascurare e lasciare in disparte, condannandoli, tutti gli altri filosofi. E considererà la dottrina da lui abbracciata altrettanto vera quanto ciò che gli si presenta attraverso la rappresentazione complessiva. E dal momento che egli è stoico, l'esistenza dell'anima del mondo che tutto regge e conduce, la divinità degli astri, della terra e del mare, la conflagrazione universale, sono dottrine che egli considera evidenti, come è evidente che adesso è giorno. Ammettiamo pure che queste dottrine siano vere, ma non pare che siano evidenti. Ecco, infatti, dopo che il sapiente stoico mi avrà ribadito parola per parola tali sue dottrine, ricordo che non rispondiamo alle telefonate, farsi avanti Aristotele, che protesta, trattasi di affermazioni sciocche, e afferma che il mondo non ha mai avuto origine perché non si sarebbe potuto avere il compimento di un'opera così perfetta sulla base di una risoluzione improvvisa, e che esso è così ben ordinato in ogni sua parte che nessuna forza potrebbe formare tanti e così vari movimenti, e che esso, per quanto tempo passi, non può invecchiare fino al tramonto e alla scomparsa di un ordine così meraviglioso. Allo stoico, dal momento che professa dottrina avversa a quella di Aristotele, spetta l'obbligo di difendere il suo punto di vista, ma migliore è la posizione di chi non ha obblighi di tale natura ed è libero dalla necessità di difendere simili dottrine. Noi non siamo in grado di stabilire nulla di fondato circa la struttura del mondo. Ignoriamo anche la natura del nostro corpo, la disposizione degli organi e le attribuzioni di ciascuno. Una scuola di medicina per andare a fondo di queste questioni ha fatto ricorso alla dissezione, ma altri medici hanno rilevato che gli organi messi a nudo mediante la dissezione non sono più gli stessi che nel corpo vivente. Quanto al mondo poi, non c'è nemmeno la possibilità di far ricorso a simili espedienti tecnici. Come stabilire se la Terra sia confitta in profondità e rimanga per così dire attaccata alle sue radici, oppure se sia sospesa nel mezzo dello spazio? Altrettanto si dica per la questione degli abitanti della Luna, degli antipodi, del movimento della Terra. Intorno a ciascuna ogni filosofo deride gli altri e ne viene deriso, così come accadeva per gli stoici rispetto agli epicurei e di questi rispetto a quelli.
si oppone alla sospensione del giudizio è il dogmatismo. Il dogmatismo è il giudizio a priori, l'elemento che, installato nell'individuo fin dalla nascita attraverso il condizionamento culturale, ne condiziona la formazione del giudizio e del pensiero. Il giudizio non come il prodotto del pensiero e della ricerca dell'individuo, ma come risposta a giustificazione di un a priori imposto. Questo a priori imposto impone all'individuo di sviluppare una concezione di verità a giustificazione del suo essere padrone del suo pensiero. Questa concezione di verità, il cui scopo è impedire la dilatazione del pensiero dell'individuo, è una concezione dogmatica. La concezione dogmatica piega a se stessa il pensiero dell'individuo, costringendolo a pensare alla propria struttura dogmatica come una struttura assolutamente logica, naturale, ovvia, e lascia l'individuo sconcertato e allibito davanti a chi espone concezioni diverse, in quanto non è in grado di comprendere perché costui non vede quanto a lui appare così ovvio. Quando la concezione dell'a priori è innestata culturalmente, in modo profondo, e viene a coincidere con il comando sociale che fa di quell'a priori motivo per conservare se stesso, ecco che quell'a priori si manifesta in maniera militare, andando a distruggere tutti quegli individui che non fanno di quell'a priori guardiano feroce e distruttivo del proprio pensiero e per conseguenza del proprio esistere. Il tentativo di liberarsi degli a priori imposti attraverso il condizionamento educazionale è parte indistinguibile della storia umana, se non la storia umana stessa. Ai dogmi imposti educazionalmente si poteva uscire soltanto attraverso l'imposizione di dogmi sostitutivi. In altre parole, l'a priori poteva essere superato sostituendolo con un altro a priori, dove l'a priori precedente tentava comunque di inserirsi e condizionare l'a priori che lo sostituiva. È il caso del creazionismo, sostituito dall'evoluzionismo, dove l'evoluzionismo ha sostituito il creazionismo soltanto in ambiti ristretti del pensiero umano, mentre gli è stato impedito di svilupparsi in tutti quegli ambiti che incidono sul quotidiano, dove il pensiero delle persone viene ancora formulato pensando ad un Dio creatore. Ebbene, anche in quei pochi ambiti in cui l'evoluzionismo non può essere messo in discussione, la ferocia cattolica di Wojtyla tenta di bloccarne lo sviluppo, imponendo la volontà esterna e creatrice a tutte le tappe di sviluppo della modificazione delle forme di vita. In altre parole, un a priori tenta comunque di imporsi militarmente, vedi l'attività dei preti cattolici nei confronti dei bambini, per distruggere il pensiero. Se gli stoici dovettero scontrarsi con gli scettici, che ne dimostravano l'indimostrabilità delle loro affermazioni, i cattolici furono più determinati e dimostrarono l'insostenibilità di affermazioni contrarie alle loro attraverso il massacro e la tortura di chi sosteneva le affermazioni contrarie. Questo comportamento era rivolto a chi sfuggiva al loro condizionamento educazionale, magari soltanto aggiungendo qualche cosa al proprio giudizio, che di fatto sospendeva la ferocia con cui il condizionamento a priori dettava le regole per lo sviluppo del loro pensiero. Ricordiamo tutte le eresie, per esempio. I cattolici, consci della vuotezza e dell'inconsistenza e dell'inganno che essi proponevano, compresero che queste cose dovevano essere imposte ai bambini con feroce determinazione pari all'inconsistenza della loro proposta. Gli esseri umani, per i cattolici, sono solo bestiame che cammina verso il macello che il loro Dio propone. Per mettere in moto il bestiame verso l'autodistruzione è necessario che il cammino appaia naturale e ovvio al bestiame stesso. È necessario che percorrere quel cammino sia sollecitato dallo stesso bestiame che desidera essere macellato dal Dio dei cattolici. Leggiamo cosa ci racconta Armanda Guiducci nella sua storia La mela e il serpente. A 7 anni, età ancora analfabeta, si rallegrarono con me e dissero di prepararmi. Andavo sposa al Signore. Fui condotta nelle tenebre tremolanti di una chiesa dove, irrigidita su basse sedie di paglia, dondolarsi era severamente proibito, soffocando negli sbadigli pomeriggi lugubri e interminabili, e mentre sbirciavo il sole obliquo e pulverolento che sezionava il torpore delle volte,
Da una voce monotona io e altre bambine fummo iniziate ad una serie di misteri incomprensibili, come quello che il nostro Dio era uno ma anche tre, era spirito ma era stato anche carne, o che lo Spirito Santo è una specie di colomba, sebbene non fosse esattamente una colomba. Con particolare accento ci fu insegnato il caso di una maternità che non elideva la verginità, cosa che mi stupì assai poco, perché ignoravo allora che i due stati si escludessero. Alla fine compresi che lo sposalizio richiesto, per cui ci fu raccomandata purezza senza fine e molto la voce andando e venendo sotto le volte di umida ombra odorosa d'incenso, insistette sulla verginità, il candore, il pudore, il ritegno della sposa, sarebbe consistito in una cerimonia nella quale avrei ricevuto non già, come ardentemente immaginavo, l'anello, bensì il corpo del Signore. Avrei dovuto inghiottirlo attentamente senza masticarlo. Questa deglutizione mi preoccupava e rimase per me l'elemento più ossessivo di tutta questa iniziazione. Anche la confessione mi turbò, giacché, mentre confessavo delle sciocchezze, sentivo che si pretendeva da me una coscienza più torbida della vita e del peccato. Fu dietro le griglie, misteriosamente abitate da un soffio rauco di quell'edicola bisbigliata, le ginocchia nude ammaccate contro lo scalino del legno, che mi vennero rivolte le prime domande strane sui rapporti fra le mie mani e il mio corpo. Fu là, nell'ombra di quel nulla, di fatto, per cui tuttavia mi venivano assegnati rosari e novene, che captai misteriose bestialità temute dal Signore e annusai nella profondità scricchiolante dell'ombra in fondo alle navate, la profondità ignota dell'esistenza adulta. I miei genitori e la Chiesa attribuivano grande importanza al prossimo evento. Nonostante le ristrettezze economiche in cui la mia famiglia allora si dibatteva, mi fu confezionato un abito sontuoso che cadeva ai miei piedi in tante canne splendenti, come un organo in pieno tripudio. Un velo trattenuto da una raggiera di fiori d'argento seguiva l'enfasi della marcia nuziale. Lo ricordo, naturale a perfezione. Con quest'abito un tempo si solleticava molto la vocazione religiosa delle bambine, alleando con astuzia narcisismo e cattolicesimo. Adesso guardo quest'altro documento che mi conferisce un'ulteriore identità e ruolo, la fotografia. Vedo una faccina levigata dalla lontananza, indifferente al male e al bene, astratta, estraniata. Questa faccina poggia velata ed estremamente assente su un corpo vestito da spose eleganti, corsetto di trine sul seno piatto, volanti di crespo, georgette, sbuffi cadute di tutte. Di tutta questa iniziazione cattolica, altro colpo sovrano verso l'angelizzazione, io non ricordo in realtà a livello di coscienza che l'ossessione di non dover masticare il corpo del mistico sposo e l'eterea. L'eccezionale bellezza di quest'abito che dovette profondamente conquistarmi al matrimonio. Ma quale? Per l'appunto, contraccolpo repressivo, non ricevette il mio avido elemento inconscio sotto quest'ondata di narcisismo, di misticismo e di narcisismo. Dirlo è assolutamente inutile. Il giudizio non può più venire sospeso. Ogni forma di giudizio è ormai condizionata per tutta la vita dell'adolescente. La rabbia gli permette di rimuovere quanto ha subito, ma quanto ha subito, ha subito. Quando subiva quanto descritto, le veniva impedito di scegliere, le veniva impedito di ascoltare il soffio di intento, di rispondere ai suoi bisogni, veniva stuprata. Si distruggeva la possibilità di fare cose diverse, non gli si è permesso di scegliere. La cosa peggiore era che i suoi genitori la consideravano un oggetto da immolare per la gloria del prete, che rappresentava un dio assassino. I bisogni della bambina non contavano. I bisogni dei bambini non contano esattamente come non contano i minori che i cattolici prelevavano dagli orfanotrofi gestiti da cattolici per costringere a lavorare 15-16 ore nelle filande, esattamente come oggi accade ai bambini di mezzo mondo dove i monoteisti detengono il controllo del comando sociale. Distruggere la capacità degli esseri umani di dilatarsi nel circostante, sospendendo il giudizio, è un fare che terrorizza gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, e per far questo hanno appoggiato la costruzione dei campi di sterminio. È proprio di questi giorni la notizia della santificazione da parte di Wojtyla del cardinale cattolico Stepanić,
che con Pavlic fu uno dei costruttori dei campi di sterminio di chi chiedeva giustizia in Croazia negli anni 40. Impedire la sospensione del giudizio per impedire che venga svelato l'inganno della sottomissione. Questo è il fare cattolico. Il condizionamento educazionale cattolico entra negli strati profondi dell'individuo perché intacca gli strati emozionali della personalità. In pratica incide sulla sua energia e sulle risposte emotive che dà il mondo quando dal mondo giungono delle sollecitazioni. Per questo motivo un individuo condizionato dall'orrore cattolico davanti alla miseria non si chiede cosa deve fare per eliminare la miseria, ma come alimentare la miseria. Non è più in grado di sospendere il giudizio per farsi attraversare dalle risposte di intento, ma preferisce dare quelle risposte che il condizionamento educazionale cattolico ha imposto alla sua struttura emozionale. Così si continua a dare da mangiare gli affamati affinché continuino ad avere fame. Così si continua a guardare con dolcezza i bambini mentre si sottomettono al macellaio Sodoma e Gomorra come fecero gli adulti. Il crogiolo del male blocca la sospensione del giudizio per riprodurre l'orrore. L'orrore della sottomissione e l'orrore di tutti quegli elementi che alimentano la sottomissione stessa. Leggiamo da Psicologia di massa del fascismo di Reich. Francesco, ci vuole ancora un po'. No, nessun problema, sai. Fu da Psicologia di massa del fascismo di Reich. Fu l'annuncio che sarebbe stata attuata una educazione più severa della nazione sul piano morale. Il governo di Hitler continuò l'attuazione di questo programma in forma più accentuata. In un'ordinanza riguardante l'educazione della gioventù si diceva la gioventù sarà all'altezza del suo grave destino e delle alte esigenze del futuro solo se è dominata dall'idea del popolo e dello Stato, ma questo significa educarla alla responsabilità e allo spirito di sacrificio. La mollezza e gli esagerati riguardi per ogni tendenza individuale sono inopportuni nei confronti di una gioventù che va incontro a una dura sorte, ma la gioventù sarà ben preparata a compiere il suo servizio verso il popolo e lo Stato solo quando avrà imparato a lavorare obiettivamente, a pensare in modo chiaro, a fare il proprio dovere se sarà stata abituata ad obbedire alla disciplina e agli ordini della comunità educatrice e a sottomettersi docilmente alla sua autorità. L'educazione al vero senso dello Stato deve essere completata e approfondita attraverso una cultura tedesca che si basi sui valori storici e culturali del popolo tedesco, con l'immersione nel nostro patrimonio popolare divenuto storico. L'educazione al senso dello Stato e della collettività nazionale attinge le sue forze più vigorose dalla verità del cristianesimo. La fedeltà e la responsabilità nei confronti del popolo e della patria sono ancorate nel modo più profondo alla fede cristiana. Per questo motivo sarà sempre il mio dovere particolare garantire il diritto e il libero sviluppo della scuola cristiana e della base cristiana di qualsiasi educazione. Poi quando fanno le scuole cristiane e vogliono finanziare le scuole private, sapete dove arriverete dopo. Questo è il nazismo, come espressione politico-sociale degli insegnamenti del patto di Nazareth. Quando il patto di Nazareth viene interrogato dai farisei sul perché i suoi discepoli non seguono le tradizioni, egli non risponde, inveisce. Se avesse potuto li avrebbe ammazzati tutti. Quei pezzenti avevano osato chiedere a lui, il figlio del Dio padrone, conto di qualcosa di strano. Il nazismo attua questo insegnamento alla perfezione e stipendia la Chiesa Cattolica affinché addestri la gioventù a mettere in atto quegli insegnamenti costruendo i campi di sterminio per tutti quei farisei che osano chiedere. Ricordiamo come lo Stato nazista riconosceva ai preti il loro essere funzionari dello Stato. Vedi concordato bavarese 1930 e concordato prussiano 1929, che il nazismo concordò col concordato del 1933, cioè c'è una somma di concordati che si sottolineano a vicenda. Sospendere il giudizio è uno degli elementi maggiormente combattuti da tutti i monoteisti, da tutti coloro che si vogliono impossessare degli esseri umani. Per questo motivo nel crogiolo dello stregone indichiamo la sospensione del giudizio e in altri due elementi la formazione del bastone dello stregone. Il bastone dello stregone è l'attrezzo sul quale lo stregone si appoggia per percorrere la strada della coscienza e della consapevolezza, per sviluppare se stesso. Senza il bastone dello stregone non è possibile mescolare il crogiolo dello stregone. Contro gli elementi che formano il bastone dello stregone, il crogiolo del male organizza tutta la sua ferocia, costringendo gli esseri umani a rinnovare continuamente se stessi.
La sospensione del giudizio viene impedita fin dai primissimi giorni di vita, viene impedita sia a livello individuale che a livello sociale, da parte del comando sociale che fa dell'appropriazione e del controllo degli individui l'arte della dominazione. La magia, come arte attraverso la quale costruire la propria esistenza, deve liberarsi dal giudizio imposto, deve liberarsi dai dogmi di verità che ne bloccano lo sviluppo. Per questo gli apprendisti stregoni ingaggiano una feroce lotta contro i loro stessi giudizi, la loro struttura emozionale, fino a giungere al silenzio ed immergersi nel suo potere. Il potere del silenzio altro non è che il potere attraverso il quale l'essere umano si rinnova. Qui faccio una piccolissima pausa, perché sta roba qua l'ho scritta un po' di tempo fa. Ho trovato Oracoli Caldaici, che sarà un commento, magari ne parleremo, e al frammento 132 dice: mantieni il silenzio iniziato. Cioè, se inizi a costruire un cammino di stregoneria, devi imparare a mantenere il silenzio. Non sulle cose che fai, ma dentro te stesso, per muovere il giudizio. Così, andiamo avanti. Quando l'essere umano era nella vagina della propria madre, era immerso nel silenzio. E nel silenzio costruiva se stesso. Quando è nato, i suoni lo hanno avvolto, le parole hanno inondato le sue orecchie ed egli è cresciuto giudizio dopo giudizio, ma i giudizi non erano guidati da quanto dentro di lui cresceva, ma dai dogmi di verità che individui vuoti gli imponevano. Quando l'apprendista stregone ha imparato a sospendere il dialogo interno, ha imparato a giungere al silenzio, dove i suoi giudizi si acquietavano e la sua struttura emozionale, sottoposta ad un numero incredibile di sollecitazioni, poteva riposare. Quel riposo era rigenerante. Il silenzio ha il potere di rigenerare le emozioni, dargli un ordine, cambiare la direzione della loro espressione e per conseguenza mutare la base soggettiva attraverso la quale l'individuo costruisce il suo giudizio. L'interruzione del dialogo interno come momento attraverso il quale operare la magia della propria esistenza. Chi sospende il giudizio non può essere sottomesso. Trae forza da se stesso, dalle proprie emozioni, dalla propria esistenza. Non è proprietà di un dio pazzo, ma è elemento portante e costituente di un sistema sociale che tenta di arricchirsi. Sospendere il giudizio come arte di distruzione del crogiolo del male. Il crogiolo del male deve impedire la sospensione del giudizio come arte per la distruzione dell'individuo. E questo è la sospensione del giudizio nel crogiolo del male. E io fra poco lascerò la parola a Francesco, però un attimo prima per lasciare la parola si parla pure, aggiungi due cosette particolari. Allora, la trasmissione di questa sera, Gesù di Nazareth dell'infamia umana, che dovevo continuare con quello, prenderò dei passi da Gesù di Nazareth dell'infamia umana e li confronterò col discorso di uno, non rispondo ancora alle telefonate, portate pazienza altri 10 minuti, e li confronterò con i discorsi di quello che io ritengo l'ultimo stregone della prima razza, cioè quella razza della nostra epoca che va dall'800 al 1979. Chiaramente il mio giudizio è estremamente soggettivo. Francesco mi dice no, lui non era uno stregone, Stato mi dice no, lui era un'altra cosa, Stato no. Tutti quanti possono dare i loro giudizi e hanno tutti ragione in effetti. Perché la vita è fatta da tante sfaccettature e si può cogliere quella che si preferisce. Per me è l'ultimo stregone della prima serie della nostra epoca. E confronteremo le due cose anche per dare un messaggio ad alcuni amici radioascoltatori, diciamo così. Sì, vediamo, visto che sono delle telefonate, se poi possiamo già andare. Sì, no, voglio finire un'altra cosetta. Le telefonate, fra 5 minuti prendiamo le telefonate, abbiate pazienza. Ho comprato appunto gli oracoli caldaici l'altro giorno. Voglio leggervi il frammento numero 1. Perché voglio leggere il frammento numero 1? Perché vi ho massacrato per 2 anni, che vi massacro, soltanto sviluppando il Dio che è dentro ogni essere umano si può incontrare il divino che ci circonda, gli dei del circostante. Questa cosa voi la trovate nell'archeologia della stregoneria. Sai che c'è, Francesco, quella per similitudine, cioè io getto l'acqua per far venire la pioggia, no? Ecco. Che è la forma deteriore dell'aspetto, cioè sì, in esatto. realtà io devo sviluppare il divino che è dentro per incontrare il divino. Dopodiché, siccome si fanno dei riti per far questo, la gente guarda il rito, prende la forma, dimentica la sostanza con cui il rito... Il valore di potenza, il principio di potenza. E si perde il discorso. Bene, questi frammenti caldaici che sono datati fra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, vi ricorda qualcosa quest'epoca, tipo Tommaso di Didimo, tutte queste robe qua che vi ho già detto, no? Il frammento 1 dice, attenzione, c'è un intuibile
che deve cogliere con il fiore, che devi cogliere con il fiore dell'intuire, perché se inclini verso di esso il tuo intuire e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai, che vuol dire se tu pensi di aver trovato la verità, non togli la verità che ti circonda. È il potere di una forza irraggiante che abbaglia per fendenti intuitivi. Scusate, ma è solo la seconda volta che lo sto leggendo. Non si deve coglierlo con veemenza, quell'intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura, fuorché quell'intuibile. E non devi intuirlo con intensità, ma recando il puro sguardo della tua anima distolto, tendere verso l'intuibile per intenderlo. Un vuoto intuire che al di fuori dell'intuire esso dimora. Cosa vuol dire tutta sta paravaglia? Tutta sta paravaglia tradotta dal greco significa questo, che se non sviluppi il tuo intuire, cioè il tuo divino che è dentro di te, non puoi percepire il divino che ti circonda. Io adesso lascio la parola a Francesco e prenderemo le telefonate man mano che arriveranno. Sai, ecco, ricordo appunto il numero telefonico che è 049 700 700. E ecco, da questi ultimi appunti di Claudio si può sviluppare un'altra tematica interessante. Ultimamente c'è stato un fatto di cronaca di cui si parlava di aborto e la Chiesa Cattolica ha preso posizione e diceva, fa, e, si parla, e, diceva, fa, la, e un monsignore interviene, vescovo di Loreto, e dice, fa, la vita appartiene a Dio. Frase testuale riportata dai giornali. Ecco, io volevo ricollegarmi a questa frase. E ancora adesso, dopo 2000 anni, i monoteisti dicono fa, la vita appartiene a Dio, cioè neanche il tuo modo di essere ti può appartenere. Sei uno schiavo, sei uno suddito, sei un verme di fronte a Dio. Questo è sempre una contraddizione. Questo appunto è sempre pericoloso. Cioè, noi quando andiamo a attaccare il monoteismo dicendo che è pericoloso, già con questa affermazione noi capiamo che cosa significa. Perché significa che neanche te stesso appartiene a te, che appartiene sempre a un Dio crudele che ti può sempre decidere e comandare su di te. Il contrario nel paganesimo è che la vita ti appartiene e ti serve per capire. Questo ad esempio è un base di qualsiasi paganesimo, cioè dicendo che la vita ti appartiene e ti serve per capire. Ma non è che ti viene insegnato, ti viene dato, ti viene fornito, ti viene dato un qualcosa. Perché appunto per noi pagani, e questa è la nostra differenza sostanziale. Che qualsiasi cosa appartiene sempre all'uomo, cioè nel senso che il monoteismo ancora adesso dice fa la vita appartiene a Dio, noi diciamo la vita ti appartiene e ti serve per capire. Poi di cosa faccia una persona nella propria vita è un problema suo, che ne risponde alla sua coscienza, alla sua vita, al suo modo di fare e farà quello che vorrà. Però gli appartiene, nessuno può creare un principio come nel monoteismo di dire fa tu appartiene a un qualcosa, appartiene a un Dio. E questa è un'astuzia molto abile, perché appunto significa chiaramente il volere dominare, il voler sempre rendere le persone dipendenti e schiave di qualcosa. Ma che questa posizione non sia una posizione secondaria, ma che sia una posizione dominata nel monoteismo, soprattutto nel monoteismo di tipo cattolico che noi abbiamo in questo nostro paese, è classico. Noi stiamo assistendo a una polemica che qualcuno può sembrare un po' particolare, ma è una polemica importante, quella sul finanziare o no le scuole private, soprattutto le scuole cattoliche. Benissimo, ma uno dice fa. Che differenza si può essere fra il discorso di una scuola privata e una scuola pubblica? È fondamentale, perché in una scuola pubblica non si può arrogare il principio di dire io detengo la verità, io ti fornisco una realtà, io ti do gli strumenti per comprendere, ti do gli strumenti della conoscenza, di conseguenza con questi strumenti tu puoi fare una tua ricerca, puoi capire qualcosa, puoi perfezionarli, puoi modificarli, ma è uno strumento che in sostanza è passivo, è neutro e ti appartiene a te, dà a te la possibilità di cercare le cose. Dall'altra parte abbiamo una scuola cattolica che cosa dice? Benissimo, il Papa l'ha affermato cosa dice, a cosa serve la scuola cattolica. La scuola cattolica dice deve fornire una profonda conoscenza della fede cattolica, testuale, deve, aperte virgolette, competenza sicura dell'insegnamento morale e sociale cattolico, chiuse virgolette, e deve servire per insegnare una verità, verità, aperte virgolette, che è unica e universale. Cioè, queste sono affermazioni fatte da quel giullare di Giovanni Paolo II, che è il pontefice della cosiddetta Chiesa cattolica in Italia. Benissimo, e questa è un'affermazione appunto sempre testuale, dice fa, le scuole cattoliche
esistono per sviluppare un ideale educativo in pieno accordo con l'insegnamento cattolico e per promuovere e approfondire la fede. E sempre la finalità è una conoscenza solida della fede cattolica. E allora, quando noi diciamo che non è neutro finanziare una scuola pubblica e finanziare una scuola privata, proprio non è neutro, perché rappresentano due principi di informazione, di cultura, di creazione delle coscienze che sono diverse. Perché appunto una scuola pubblica, per quanto male gestita, per tutte le critiche che possiamo fare, è sempre finalizzata a dare degli strumenti, e gli strumenti usati dalle persone. Una scuola cattolica sarà sempre utilizzata per insegnare il dogmatismo. E questi passaggi non sono secondari, perché la scuola cattolica diventa anche pericolosa, diventa proprio pericolosa per il tipo di principio che si va ad affermare, anche perché noi prendiamo grandi esperti di cultura cattolica e con la massima tranquillità, con la massima faccia tosta che si possa dire, c'è un cattolico, uno scrittore cattolico premiato anche a Bassano alla scuola di cultura cattolica, che dice e fa: il segreto rigoroso dell'Inquisizione, tanto demonizzato dall'illuminismo, serviva a proteggere la privacy e l'onore delle persone. Ci vuole un bel coraggio, 2000 anni dopo, a fare una simile affermazione. E questa è un'affermazione testuale, fra virgolette, riportata dal Corriere della Sera fa. Il segreto rigoroso dell'Inquisizione, tanto demonizzato dall'illuminismo, serviva a proteggere la privacy e l'onore delle persone. Io non penso che bruciare le persone a rogo perché hanno delle idee diverse sia una forma di rispetto di privacy. E logicamente, però, provate a pensare cosa può avvenire in una scuola in cui i cattolici, perché rappresentano Dio, possono insegnare tutto. Si può passare benissimo, senza nessun problema, da questa affermazione a dire che era giusto bruciare le streghe, gli stregoni o chi dissentiva sul rogo. C'è un appunto che voglio fare a tutti i nostri radioascoltatori, proprio per quello che tu stai dicendo in questo momento. Cioè, noi non dobbiamo cogliere semplicemente la frase del momento, ma dobbiamo collocare le cose nell'oggettività in cui si svolgono, per cui nell'ambiente, nello spazio, ma anche nel tempo. Cioè, cosa queste cose produrranno dopo. Cioè, la frase che ha detto Messori è una frase che è di una drammaticità, di una criminalità assoluta, ma non perché l'ha detto in maniera anche magari gentile, con maniera gentile, con maniera affabile, ma per quello che produrrà dopo, cioè per gli effetti che questo produce. E questo è, cioè, la libertà è una cosa importante, non è che da salvare la libertà di adesso, ma anche la libertà di dopo. E questo vale per tutte le cose. Quando noi facciamo un gesto, non viviamo in mezzo al mondo, ma viviamo, cioè, fuori dal mondo. Noi viviamo in un mondo dove le altre persone cercano di adattarsi al nostro gesto, per cui noi produciamo degli effetti, e questi effetti dobbiamo sapere quali sono. Sì, sì. Sì, no, ma infatti appunto è una frase che nessuno ha dato peso, l'hanno lasciata fare, cioè i cattolici possono affermare qualsiasi cosa, ma ricordiamo sempre che da queste frasi, dal giustificare l'Inquisizione, dal dire che l'Inquisizione era giusta, i passaggi successivi sono sempre pericolosi. Di conseguenza, quello che io dico sempre, la lotta che noi facciamo non è tanto contro un'organizzazione che esiste. Non è assolutamente vero, noi facciamo contro un principio assoluto del male che è il monoteismo, cioè nel senso il monoteismo sarà sempre così. Non ci vengono a raccontare che la Chiesa Cattolica ha tradito i principi del Vangelo. La Chiesa Cattolica li applica sempre, li porta avanti, li esegue, li farà eseguire. E quello che commette adesso lo commetteranno fra 2000 anni e l'hanno commesso 2000 anni fa. Non cambieranno assolutamente niente perché i loro principi sono quelli e il loro fine è quello. Non c'è da pensare che dietro un insegnamento cattolico, dietro un insegnamento ebraico, musulmano, ci sia qualcosa che possa servire alle persone per dire: crea la tua esistenza, prenditi in mano la tua vita, organizza la tua vita, scopri il mondo. No, c'è assolutamente una volontà di dominio, una volontà di dominio che porterà a cosa? Porterà sempre alla distruzione, porterà sempre al negativo, porterà sempre a qualcosa di malato. In fondo il monoteismo è una forma di malattia di questa nostra realtà. Difatti, alcuni parlano, ad esempio, soprattutto di chi va a visitare Gerusalemme, di una sindrome di Gerusalemme, che è legata appunto a gente che veramente ha delle crisi esistenziali, ha dei sconvolgimenti psichiatrici. Ma hanno un reparto psichiatrico speciale? Hanno un reparto proprio psichiatrico speciale. I vedono Maometto, Allah, i loro Fatima, i cristiani vedono Gesù, è pazzesco, è allucinante.
Difatti, su questa, di, questo della, di questa sindrome da Gerusalemme è uscito un trafiletto che dice: fa, è presumibile che lo spirito del defunto, se eventualmente esisteva, si sia nel frattempo trasferito altrove lasciando un grande vuoto. A riempirlo sono rimasti i suoi adepti con tutto il loro zelo e la loro convinzione, rappresentano soltanto se stessi e persidiano il nulla. Questa è l'atrocità, cioè proprio il nichilismo non è in chi dice che non esiste Dio, è di chi pensa che ci sia Dio, perché pone qualsiasi valore al di fuori delle persone e del mondo. Perché se noi poniamo il valore delle persone, il valore del mondo al di fuori del mondo, questo mondo può essere distrutto, di conseguenza come noi possiamo distruggere il mondo, possiamo annientare le persone, possiamo annientare le culture, possiamo annientare le religioni. Questo è il pericolo fondamentale. Perché ad esempio un ascoltatore prima chiamava e parlava del discorso, ad esempio, del solo invito del 25 dicembre, del culto di Mitra che si è accennato anche su altre trasmissioni. Il culto mitraico era un culto neanche considerato dallo Stato, dall'impero romano, era un culto tollerato, ammesso. Ma perché ci fu? E infatti appunto poi ci fu Giuliano l'imperatore che appunto lo portò avanti. Ma perché ci fu questo scontro prima che dell'avvento del cristianesimo? Perché rappresentava una forma di comportamento, di rituali che avevano una certa assonanza col cristianesimo. La differenza che nella religione mitriaca, nel mitraismo, si diceva chiaramente qualsiasi cosa che tu faccia appartiene sempre al tuo modo di agire e tu devi sempre fare queste cose. Dimmi, dai. Sì, dico... Ho sbagliato io. Ho sbagliato con i microfoni. Sì. Ciao, grazie. Ciao. Sì, in effetti prima ho detto due cose e avevo il microfono abbassato per le telefonate. E allora le cose che ho detto non sono state estese. Mi spiace, chiedo scusa, il mio errore questo. Sì, ecco, di conseguenza, però cosa era la differenza sostanziale al di là del... Sì, ho già fatto. La tua voce non si sente. Ho già fatto, ho sbagliato io. Grazie, ciao. Sì, in effetti ho sbagliato, cioè io ho parlato col microfono, cioè con leve abbassate, perché col gioco del telefono a volte sono costretto ad abbassare la leva e dopo magari mi dimentico di alzarla. Vi chiedo scusa, comunque i discorsi che ho fatto li riprenderò, non saranno mai discorsi persi, non vi preoccupate. Sì, allora riprendendo il discorso, beh, se devo al limite ripetere quello che avevi detto. Ma va bene così, Francesco, vai pure avanti. Quando hai fatto un errore, è fatto, dopo si va avanti. No, ma si può anche correggere, insomma, dai. Non c'è il giudizio universale come nei cristiani, non c'è neanche l'inferno. Non c'è neanche qualcosa che ci viene addosso. Esatto. No, allora, perché consisteva appunto questa differenza, questa lotta, perché i cristiani così si impegnarono molto contro questa forma religiosa? Perché questa forma religiosa dava la possibilità alle persone sempre di non dover sottomettersi a una divinità, ma dovevano percorrere personalmente un percorso di realizzazione che era legato sempre in base alle proprie capacità. E in base appunto a queste capacità dava la possibilità tramite alcuni rituali di entrare e sviluppare se stessi, cosa che logicamente nel monoteismo la cosa non è stata mai ammessa, mai utilizzata. E per questo loro hanno sempre combattuto questa forma di religione, questa forma diciamo di organizzazione religiosa. E questo qui proprio consisteva proprio nel loro pericolo, cioè di dare nelle persone la capacità di creare, senza il bisogno di un Dio esterno, ma solo di un Dio che esisteva nel mondo, che è nel mondo, la possibilità di organizzare la loro vita in maniera differente, di conseguenza non erano più sottomesse. Questo è il comportamento del monoteismo, cioè il monoteismo vuole sempre la sottomissione, la necessità che voi fate qualcosa per aderire. Cioè un pagano non ha bisogno di convertirsi. Non ha bisogno, ad esempio, di aderire a un qualcosa o di scoprire, cioè di aderire a una forma religiosa. La sua cosa fondamentale è essere se stesso. Nel momento in cui lui realizza se stesso, trova le divinità che lo circondano, le divinità che sono più simili, che gli sono più vicine, e questo appunto questo non crea problemi, cioè nel senso che non crea drammi, non crea separazione, nel senso che non sono le apparizioni che ci sono nel cristianesimo, perché le apparizioni dei cristiani sono sempre cose esterne che vengono introiettate in questo mondo. Allora, il cristiano ha bisogno di adeguarsi a un canone, ad adeguarsi a un credo religioso, adeguarsi a dei dogmi, a delle fedi, così via. Il pagano non ha questo scopo, perché appunto un ragionamento che facevo ad esempio è questo, fra i cristiani, quando vogliono diventare cristiani, devono approfondire, devono essere devoti a Dio, devono offrire la massima riverenza, devono amare Dio. Cioè l'assurdo appunto anche nel monoteismo è questo, insistere che bisogna amare Dio, bisogna essere sottomessi a Dio. Nel pagano non c'è questo.
E se noi notiamo una cosa particolare, quando ci fu nell'Ottocento un grande ritorno del paganesimo o in certi ambiti culturali, non ci fu perché la persona si convertiva al paganesimo, ma la persona aveva un proprio modo di essere, aveva una propria esistenza, aveva una propria dimensione, aveva una propria visione culturale e trovava che era similare nel paganesimo, di conseguenza lui non aderiva, scopriva, cioè, e questa è la differenza sostanziale, perché il monoteismo tende sempre a nascondere, a creare la menzogna, a creare l'inganno, perché sa che il suo è un meccanismo di dominio legato sulla menzogna che questo Dio dei cristiani è un Dio assolutamente inutile, assolutamente pericoloso. I pagani sanno che hanno un elemento di controllo immediato, che quando una divinità non è affine a te, non è simile a te, non ti è di aiuto, è una divinità che esiste ma deve essere messa al margine. E le divinità nel paganesimo sono mai divinità che vanno a dominare, che vanno a chiedere sacrifici, che vanno a chiedere di essere la sottomissione. Chiedono sempre un rispetto, neanche che tu creda in loro, che tu le rispetti, cioè come noi rispettiamo certi principi che sono il mondo, che sono una città, una civiltà, una cultura. Le divinità pagane sono la stessa cosa. Il monoteismo, appunto, invece ha bisogno di annientare tutto questo per cercare di portare. Aggiungo una cosa, sì. Per chi è interessato al discorso, sarebbe un discorso lunghissimo dell'albero di Natale e anche del solo invitto. Beh, sull'ultimo bollettino abbiamo pubblicato una pagina intera di studi sul solo invitto. Benissimo, chi lo vuole, noi non siamo alcune copie qua in radio, tanto è gratuito, o se no lo può chiedere all'indirizzo dell'istituto e noi lo inviamo gratuitamente. Bene, dell'albero di Natale basta pensare che ci fu stata una scoperta che risale al 1850 a.C., trovata su una tavoletta a Babilonia, una tavoletta con un albero schematizzato e sui rami delle losanghe che raffigurano astri dove il sole dominava. Ecco, questo qua già nel 1850 a.C. esisteva il cosiddetto albero di Natale. Ma sostanzialmente il discorso dell'albero di Natale è tutto legato al discorso, ad esempio, dell'albero della vita o dell'asse centrale su cui si basa il mondo. Noi abbiamo ad esempio una religione nordica, l'Yggdrasil, cioè l'asse del mondo, l'albero della vita. E l'albero è il simbolo fondamentale, cioè che è più vicino a noi come concetto di vita, cioè nel senso che da un seme si sviluppa, si ingrandisce, si ramifica, e quando su un albero compaiono le prime gemme sappiamo che tornerà la primavera e tornerà l'estate, tornerà il sole. E allora c'è questo legame fondamentale tra un culto, cioè tra un riferimento arboreo e un riferimento astrale, cioè nel senso al ritorno del sole. Ciao, sono Loredana. Ciao. Ciao Francesco. Ascoltate, io mi sono messa all'ascolto un po' in ritardo, quindi può darsi che le cose che chiedo le abbiate già parlato. Sì, ma non farmi tutto quell'elenco dall'altra volta, eh. No, sarò breve. E così. No, perché le risposte non finivano più. No, invece adesso mi riferisco a una frase che ha fatto. Io sono un po' pallosa perché ho un punto fisso, ma se non risolvo quello non riesco ad andare avanti, insomma, non riesco a capire bene, no. Adesso Francesco ha parlato dell'asse centrale dell'albero, come l'asse portante con riferimento l'albero della vita all'albero anche. Della vita, cioè l'asse centrale, l'asse portante della vita, giusto? Sì. Hai detto così? Sì. No? Allora voglio dire, quello è un criterio a cui si rifà tutto il resto. Guarda che l'asse fondamentale della vita è le relazioni fra te e tutto il mondo che poi rappresenti. Cioè, l'albero in realtà, siccome dalla terra si staglia verso il cielo, sì, no, ma parte, noi possiamo del cielo con la terra, sì. Però l'asse della vita è te con tutto il mondo. Sì, sì. Beh, può essere anche la spina dorsale, l'asse della vita dorsale, cioè se tu prendi con il tuo braccio puoi raffigurare schematizzato un albero. No, perché la mia domanda alla fine è da tutta l'altra parte, ed è legata alle domande che ti avevo fatto l'altra volta praticamente, sì. Quello che non riesco a capire io è come mai ci sono, per esempio, esistono le leggi naturali, la legge di gravità, sì. La legge, tutta una serie di leggi che regolano l'universo, no? Sì. Vabbè. E però se ogni cosa si fa da sola, e sì, come fa avere una legge comune? Cioè, Te lo spiego quando mi giù il telefono. Ok, ciao. Sì, ma ciao. Allora, si può dare una... Comunque, un attimo. Sì. Vuoi partire? No, vabbè, dai. Allora, gli do la risposta a amico Lorda, che poi è sempre la stessa risposta. Il problema è che interiorizzare una risposta e capire che c'è un meccanismo diverso su cui lavorare è la cosa più difficile. E infatti questa è magia.
Allora, il problema è questo, io quando ero ragazzino, no, c'era un professore di religione che mi diceva: guardate che bravo che è stato Dio, pensate, ha fatto in modo che il ghiaccio galleggi. Perché, ha detto, se facevi in modo che il ghiaccio andava a fondo, tutti i pesci morivano, si ghiacciava tutti i mari. Cioè, questo è il ragionamento del professore di religione. Anche in realtà è esattamente il contrario. Cioè, i pesci sono venuti dopo che si è formato il ghiaccio, che si è formata l'acqua, per cui si è formato il ghiaccio. E con le loro trasformazioni dalla prima cellula dopo si sono adattati a quello che hanno trovato. Se avessero trovato sulla Terra radiazioni nucleari in abbondanza, si sarebbero adattati per sopravvivere in maniera diversa, avrebbero assunto forme diverse. Cioè, le leggi fisiche, voi non dovete prendere come siete adesso, girarvi indietro e dire quello che c'è adesso è l'assoluto. No, voi dovete cancellare la vostra mente, fare una tabula rasa, creare la prima nebbia primordiale. Vi piace il termine nebbia? Ecco, da quella nebbia le prime cose si staccano, però le cose hanno la sostanza di quella nebbia e nello stesso tempo cercano di compattarsi, ma compattandosi innescano delle forze. Quelle forze vanno a mantenere un equilibrio con l'esistente perché solo mantenendosi in equilibrio possono continuare ad esistere. Quando le cose si fanno più complesse, prendiamo il nostro pianeta Terra che è arrivato all'equilibrio fra tutti i pianeti esistenti nella sua galassia, eccetera, e la vita è nata per una serie di forze in equilibrio, che erano la Terra, era la radiazione solare, erano le condizioni oggettive in cui c'erano e proprio per tutte quelle condizioni ha permesso di costruire un altro modo di vivere, un altro modo di progredire. Ma questo modo di progredire non è stato costruito ad hoc, ma si è adattato alle condizioni che c'erano. Tant'è che mio nonno, quando stava nel brodo primordiale, ha dovuto trasformare l'atmosfera, perché l'atmosfera non era quella che era di oggi, di ossigeno, eccetera. Ma mio nonno ha dovuto adattarsi con vostro nonno e nonno e tutti quelli, per riuscire a cambiare quella che è stata l'atmosfera e renderla migliore per le sue condizioni di vita, per cui ha creato un equilibrio. Naturalmente, creando un equilibrio e variando le condizioni, ha variato se stesso per agire meglio all'interno di quelle condizioni. Per cui sono sempre forze che si sono mantenute in equilibrio costante per migliorare il proprio progredire. Questo dovete avere idea. Cioè, necessità e intento, necessità e fatto appartengono a ogni essere, cioè ogni essere, ogni coscienza, ogni esistente ha il divino dentro di sé, perché necessità non è altro che l'essenza stessa dell'energia vitale, dell'anche, cioè dell'essenza dell'esistente. L'esistente non esiste senza energia vitale, la materia non esiste senza energia vitale, l'anche di tutta l'arché, scusate, non anche, l'arché di tutto quello che noi andiamo a fare è l'energia vitale. Da là ci sono gli adattamenti, cioè le concentrazioni e gli adattamenti. E gli adattamenti portano al mondo che c'è adesso. Non c'è una coscienza che crea, ma ci sono adattamenti, miliardi e miliardi, infiniti adattamenti. La tua azione di adesso che fai, Loredana, telefonando qua, crea un adattamento perché io faccio un discorso. Quel discorso probabilmente se tu avessi telefonato non l'avrei fatto. Altri hanno sentito quel discorso e stanno facendo degli altri adattamenti. E così via all'infinito. Sì, ecco, io vorrei cercare di inserire qualche altro argomento su anche, Claudio è stato molto esauriente comunque sul discorso che ha fatto la Loredana. Allora, partiamo con una frase. In segnali di vita, Battiato dice, fa con le regole assegnate a questo sistema solare. Queste regole non sono dettate da regole da un Dio che le ha create, che vengono fatte, ma si sono create e sviluppate da sole. Si sono sviluppate per mutamento e trasformazione, come nell'alchimia. Allora, noi viviamo in un universo in cui ci sono quattro dimensioni, cioè consideriamo una dimensione anche di corso del tempo, perciò parte della tridimensionalità dell'immagine, esiste ancora la dimensione del tempo, però dal punto di vista nucleare non sappiamo che esistono 11 dimensioni. No, addirittura più di 43-44 dimensioni, cioè un calcolo ultimo, quello Sì, che poi sai, è tutto esatto. elabile, Però tutto dicono, sopra. esistono una posta di 11 dimensioni, e dove sono queste 11 dimensioni? Le altre 7 sono collassate, cioè ci sono ma sono presenti nella materia, non sono sviluppate. Allora, perché non si sono sviluppate o non si sono realizzate in questo sistema solare? Perché il sistema solare è un meccanismo di vita, cioè è una vita anche lui stesso, cioè non dobbiamo pensare che sia solo la vita dell'uomo, ma esiste anche la vita del sistema solare. E ora, secondo la fisica moderna, il sistema solare si modifica, tramite i buchi neri passa a nuovo stato, a nuova forma di materia, e
E le leggi che hanno meglio funzionato quel sistema solare vengono perfezionate, quelle che sono le peggiori vengono abbandonate. E che vuol dire? Che non c'è un Dio che fa gli esami, le verifiche, non c'è il giudizio universale, ma che l'universo stesso ha in sé la coscienza di quello che è e ha la capacità di verificare quello che compie, di quello che fa. Di conseguenza, avendo la capacità di controllare quello che avviene, nota che qualcosa è successo, qualcosa è avvenuto e di conseguenza si modifica e si trasforma in maniera tale che quelle leggi che lui ha sviluppato possano essere più utili. Torniamo su un discorso più limitato. Secondo noi pagani e secondo anche alcune teorie scientifiche, la Terra è un sistema, è un sistema vivente, è un essere vivente autoregolantesi per mantenere la vita. Di conseguenza cosa succede? Succede chiaramente che la vita, che la Terra stessa, con tutte quante le sue manifestazioni, è un essere vivente. Non è un essere vivente come noi intendiamo le persone, però è un essere vivente che ha una propria percezione di se stessa, ha una capacità di intuire, di limitarsi, e una capacità di adattarsi. Di conseguenza, lo scopo del pianeta Terra è quello di mantenere la vita, e le trasformazioni che lui potrà fare sarà quello che potrà fare il massimo per mantenere la vita. Questo esempio è anche una teoria scientifica che è sviluppata da Lovelock, che è uno studioso inglese. Benissimo. Questo qua era solo una conferma di quello che noi pagani sapevamo, che ogni cosa ha un'anima, che ogni cosa vive, che ogni cosa ha una coscienza, che ogni cosa è capace di essere, che ha valore in se stessa e non perché qualcuno gliela dia. Di conseguenza, se noi leghiamo questo assieme, capiamo benissimo che la Terra... Ciao Simeoni! Ciao, dimmi. Hai mai parlato del perdono? Quel voi tira, ha chiesto perdono a destra, manca, ma... A chi chiede perdono e chi dovrebbe perdonare? I morti? Hai mai detto niente? No, ho detto tantissimo, ma non del concetto di perdono, di quello che lui deve pagare prima. Perché non è che può chiedere perdono, deve pagare i danni. Paga come? Cosa? Noi la buttiamo là. Dopo non si sa mai, le trasformazioni della storia sono tante. C'era un comico che diceva... Ciao! C'era un comico che diceva fa, io non potrò mai pensare che esista una comicità cattolica, potrò pensare che i cattolici sono comici quando il Papa andrà sulla piazza di San Pietro e dirà fa, ho scherzato, Dio non è mai esistito. Era solo a quel punto noi potremmo pensare che la cosa, che esista una cosa del genere, però il perdono non... Cioè, per noi pagani non esiste. No, ma è un concetto assolutamente monoteista, cioè delle religioni rivelate. Cioè il padrone ti perdona perché tu non lo hai adorato abbastanza. Cioè, capisci? Cioè, il perdono è dato dal padrone perché tu riaccetti la sottomissione perché per qualche motivo non ti eri più sottomesso. Per cui è una religione, una cosa assolutamente monoteista. Non può esistere nel paganesimo questo. Cioè non... Sì, ma è privo di senso, cioè difatti, ma poi anche perché, cioè, prima cosa nel paganesimo non esiste questo di perdono, perciò lui se chiede perdono a chi non lo otterrà certo perché non è un valore che gli appartiene e noi certo non staremo lì ad adeguarsi a un canone monoteista di riconoscere questo valore. E poi se uno compie degli errori così tragici come ha compiuto il Dio dei cristiani, perché cerchiamo di capire, cioè, che l'errore e le atrocità commesse dalla Chiesa Cattolica non le ha commesse la Chiesa Cattolica, le hanno commesse perché si ispiravano a un Dio e a un certo concetto, si ispiravano a un Cristo, e la criminalità delle azioni cristiane è da attribuire a Cristo ed è da attribuire ai Vangeli, e di conseguenza la Chiesa non ha mai tradito i Vangeli, non ha mai tradito Cristo, ed è vero che ha sempre applicato i Vangeli ed è sempre che ha applicato il messaggio di Cristo, la criminalità cristiana. E questo è chiaro. Di conseguenza, finché loro credono in questo, ma noi non potremmo neanche prendere in considerazione, sappiamo che mentono, sappiamo che sono dei mentitori, sappiamo che la loro è la menzogna, sappiamo che è l'inganno, che è una strategia di dominio e basta. Quando gli hanno detto a Wojtyla che lui doveva limitare il suo terrore, Wojtyla gli ha detto, guardate che la Chiesa non è una democrazia. Ma sì, non, ma è infatti... una democrazia in che senso? In che senso che qualunque cosa voi fedeli in ginocchio ottenete è perché Dio ve la dà, cioè perché io ve la concedo. Se avete un po' di assonanza, non è una cosa negata dai Vangeli, vi ricordate?
il pazzo di Nazareth a un certo punto, quando rimprovera Astarte di aver violato la legge di Mosè, dicendo vabbè, pare amare il figlio non può più mantenere il padre e la madre, e dice quello che puoi avere da me sarà solo dono. Bene, la stessa identica cosa è quella che fa Wojtyla. Cioè, solo che ve lo dice a voi, ricordatevi, a volte quando qualcuno vi dice sarete pescatori di anime, chiedetevi, ma io sono il pescatore o sono l'anima che viene pescata e che va a friggere in padella? Cosa sono io? Sì, ma tra l'altro... Il Brucalifo dice, sì. Cosa essere tu? Sì, no, ma tra l'altro, Claudio, quella risposta che il Papa dice fa nella Chiesa non può essere democrazia, l'ha data in un momento specifico, rispondendo agli austriaci che criticavano la posizione del Papa. Esatto, e ricordatevi il Papa in Austria con Gröhr, abbiamo già fatto tutto il discorsetto, l'abbiamo esatto. già fatto, che stuprava bambini, e non è stato cacciato, anzi era l'occhio destro del Papa Gröhr, e non è mai stato mandato via, proprio perché anche Gröhr rispettava i Vangeli. Sì, difatti testualmente lui ha risposto a queste persone. Ciao Marco. Sì, ciao anche Francesco. Ciao. L'altro giorno leggevo una frase del genere, no? Su un libro di teologia dogmatica, che Dio ha creato dal nulla,